E allora siamo pronti per cominciare le premiazioni, come abbiamo detto. Benvenuti tutti, benvenuti alle premiazioni della Corsa della Bora. Allora siamo in diretta subito con l'assessore Elisa Lodi e Comune di Trieste, ovviamente ospite oggi Comune Origina, però diverse gare sono iniziate appunto da Trieste, dal Mole Audace, per cui effettivamente una bella gara che accomuna, che mette in comune tutte le province del Comune di Trieste. Assolutamente sì, è la prima gara dell'anno, un bellissimo evento sportivo, ricco di atleti. Che prevede quindi la presenza di più comuni, di comuni dell'ex provincia di Trieste, quindi un momento bellissimo di sport che porta anche tanto richiamo sul territorio e tante persone. Benissimo, perfetto, intanto stiamo andando, vediamo se riusciamo. Se riusciamo a trovare un secondo solo, Tommaso, sappiamo, ti ringraziamo moltissimo per essere venuto, non ti dobbiamo disturbare. Beh, allora, si può dire corsa della Bora più forte della pioggia? Sì, è stata una corsa per soli eroi, e non è stata una corsa della Bora, ma una corsa dello scirocco e dell'acqua. È stata un'edizione durissima, con un record di iscritti, però anche un record di persone non partite. Perché abbiamo avuto più di 2.000 persone, 2.200 persone che hanno ritirato il pettorale, però sono partiti circa 1.500, 1.600, quindi comunque tanti, tantissimi per questo tempo, e con condizioni veramente eroiche, l'avete visto anche voi, e quindi un'edizione dei record di durezza, dei durezza di numeri, dei durezza delle persone che hanno anche preferito stare al caldo. Si può dire, siete passati indenni a questa gara, ormai non vi fa più nessuna? Ma questa sicuramente è stata una delle edizioni più difficili, sicuramente anche più difficile di quelle sotto Covid, proprio per le condizioni meteo veramente estremamente anche variabili nei giorni prima, e il fatto che i volontari, tutti gli addetti alla logistica, hanno lavorato per una settimana sotto l'acqua. Qualche anticipazione prima di concludere sulla prossima edizione? Stai già lavorando, stai già pensando, data questa, ovviamente speriamo il tempo. Allora, statisticamente il tempo dovrà essere bello. Il prossimo anno ci sposteremo verso il Goriziano. Questa è una grande novità, sarà un'edizione completamente rivista. Benissimo, intanto farti i complimenti Tommaso, perché oggi la giornata è stata complessissima, quindi l'organizzazione oleata si è confermata di grande professionalità e siete riusciti a portare a termine una gara che, se non fosse stata per voi professionisti, sarebbe stato impossibile concludere in maniera positiva. Sì, guarda, l'organizzazione è stata difficilissima, veramente difficilissima, e infatti i volontari meritano di essere premiati, meritano un podio come i concorrenti. E anche brava Tommaso. Ma sì, Tommaso è uno dei tanti. Complimenti, ti lasciamo dare le premiazioni. Ciao. Igor Gabrovezza. Perfetto, continuiamo. Ci vediamo. Abbiamo detto prima, numeri molto importanti, una internazionalità, un afflato internazionale sempre più importante. No, certo, è una grande gara, l'ho detto già l'anno scorso. La Corsa della Bora è la barcolana di terra, i numeri sono quelli, la passione è quella, l'interesse e l'attenzione è quella. Si valorizza il mare attraverso un'iniziativa. Tutte le etnie, tutte le pelli, è una gara che riesce anche a unificare giovani e meno giovani nel comune denominatore che è la passione per la corsa, per lo sport, per la natura. C'è chi l'ha fatta anche scalzo, ecco, non soltanto sotto la pioggia. C'è chi l'ha fatto scalzo ed è stato una persona che ha fatto l'ultra trail, tra l'altro. Ti posso citare un esempio invece bellissimo di sportività? Questa mattina alla partenza in Piazza Unità d'Italia si è presentato un ragazzo scalzo ma disperato, perché purtroppo aveva lasciato le scarpe fuori dalla porta e gliele hanno fregate. Un ragazzo della Repubblica, della Cecoslovacchia, e io ho fatto l'annuncio, l'ho fatto in due lingue, e ha detto immediatamente, ha mandato la moglie a prendere le scarpe, gli ha portato le scarpe, e questo ragazzo ha corso grazie al gesto di un altro runner
che si è sentito partecipe di questa sfortuna di questo ragazzo che era davvero disperato in Piazza Unità d'Italia scalzo, e posso dire che l'abbraccio e il ringraziamento di questo ragazzo sia la migliore testimonianza di quello che rappresenta questo sport, cioè un viaggio, e quando si incontrano persone da altre nazioni, da altri paesi, non ti interessa da dove vengono, ma ti interessa che siano tuoi compagni di viaggio, e penso che questo sia un gesto che merita un applauso di tutti voi, perché siete voi i protagonisti di questo. Tommaso, vieni a me Tommaso. Sì, sì, va bene. Ti ho visto impegnato prima, stai cominciando solo adesso a respirare, è un'edizione bagnata, ma del resto penso che abbiamo visto tutti i tipi di meteo possibili e immaginabili, però come sempre poi, quello che conta è la gioia di chi taglia il traguardo. È stata l'edizione più dura e più provante degli ultimi 9 anni, ma anche in senso positivo, anche a livello di emozioni. E in questa edizione abbiamo trovato questa nuova formula, la formula dell'Hyper Trail a tappe, che è stata una sfida che ho voluto fare portando quella che è stata la mia esperienza. Siamo in compagnia dei vice sindaci di Morupino e Sgonico, parlavamo anche con l'assessore Lodi l'importanza della Corsa della Bora come trade union per mettere insieme tutte le province di tutti i comuni della provincia di Trieste, per cui far tutto uno rispetto alla provincia. Beh, allora intanto buongiorno a tutti da Bordano Sam. Io non mi limiterei soltanto alla nostra provincia, ma guarderei più in grande, sia la provincia di Trieste appunto, ma anche la vicina Slovenia, e pensiamo anche a tutti gli atleti che non vengono dall'Italia. Quindi direi che sì, c'è un grande lavoro di sinergia tra i nostri comuni, Trieste, Morupino, Sgonico, Eduina Uresina e San Dorligo della Valle, però chiaramente pensando in grande ci siamo, insomma, siamo andati fino alla Slovenia, fino a Lubiana, e penso che questo sia una cosa veramente da non dimenticare. Sì, anch'io saluto tutti. Intanto, buongiorno, Dobrodano Sam. Sono pienamente d'accordo con quanto ha detto il vice sindaco Budin. Da aggiungere non ho tanto, devo dire che veramente è un'unione tra comuni della provincia, ma fortunatamente non succede solo in questa occasione, perché cerchiamo di agire tante volte assieme, anche perché appunto siamo senza provincia. Quindi è un plauso ai comuni che collaboriamo sia in eventi sportivi che altre volte su qualche altre, diciamo, occasioni che magari non sono tanto reclamizzate. Per concludere, è importante anche dal punto di vista turistico aumentare l'appeal per portare appunto nuovi turisti in tutta la provincia di Trieste, per valorizzare anche le bellezze che ci sono a Morupino, a Sgonico e diciamo tutta quella che è l'ex provincia. Beh, chiaramente siamo comunque in un periodo che diciamo il turismo è molto presente, siamo comunque a ridosso del Natale, il Capodanno, quindi ci sono comunque tante persone che vengono a visitare la nostra città e il nostro bellissimo Carso. Quindi sì, chiaramente per il turismo penso che questa occasione sia veramente un bel trampolino di lancio, non soltanto turismo magari culturale, ma anche turismo sportivo, perché chiaramente gli sportivi che vengono qui per correre conoscono sì la nostra città, conoscono il Carso, conoscono il mare e chiaramente si vivono il territorio. Ringraziamo moltissimo, per stato con noi per la prima volta peraltro in diretta sui nostri teleschermi, vice sindaco di Sgonico, di Morupino, per essere stata con noi, e vi auguriamo buon lavoro e viva il Carso. E viva il Carso, sì. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi che avete avuto il coraggio e la forza di esserci, per correre, per anche onorare questi sentieri, scoprire il nostro territorio. Grazie ai volontari che l'hanno reso possibile. Grazie ai concorrenti dell'Hyper Trail che mi hanno fatto riprovare quello che era lo spirito originario che mi ha fatto innamorare del trail. E l'idea è quella che la proposizione per l'anno prossimo appunto è di portare ancora più forte lo spirito della manifestazione attraverso il territorio. La bellezza del comune di Trieste, del comune di Uresina, dei comuni del Carso, di Sgonico, di Morupino, di San Dorligo della Valle, ma anche della vicina Slovenia.
un territorio che è un territorio unico e che questa gara vuol far scoprire, vuol far vivere. E quindi grazie, adesso scusate il cuppone, di solito faccio sempre dei discorsi. Ovviamente siamo in compagnia del padrone di casa, possiamo non averlo, il sindaco di Norisina, Igor della Provezza, ancora una volta. Corsa della Bora si è rivelato un gran successo, anche più forte della Bora e della pioggia e del maltempo. No, sicuro, come si suol dire, quando le condizioni si fanno difficili, ecco, i duri entrano in gioco, e questo vale per i concorrenti, perché quelli che hanno partecipato ci tenevano, ce l'hanno messa tutta e non si sono spaventati. Questo vale anche per gli organizzatori, che hanno dimostrato grande professionalità di saper affrontare anche tutte quelle cose che non si possono prevedere, non si possono evitare. Ovviamente Costa della Bora è anche un volano turistico per l'Eurovisina, viene conosciuta non solo a Trieste, in Italia, ma un po' in tutta l'Europa e il mondo, perché ricordiamo sono venuti qua atleti da tutto il mondo. Anche questo è vero, l'ho detto l'anno scorso, sono migliaia di persone, concorrenti e loro accompagnatori, che conoscono i nostri luoghi, conoscono Trieste, il Carso, Duino, Urisina, sicuramente assaggiano le nostre peculiarità in questi giorni e avranno sicuramente voglia di ritornare, ecco, è una specie di promozione che non si può calcolare, quindi un grande successo anche sotto questo punto di vista. Ci vorrebbe una corsa della Bora al mese? Boh, sarebbe complicato a farla, ma io credo che una all'anno viene attesa, inizieranno a lavorare già la settimana prossima per la prossima corsa della Bora. Come ho detto spesso, è la barcolana di terra, ecco, la barcolana richiama l'attenzione al mare, la corsa della Bora richiama l'attenzione al Carso, alla terra, ai runner, allo sport con la S maiuscola. Che 2024 sarà per il comune di Norisina, che 2024 sarà per Igor Gabrovec? Vabbè, spero un bel anno, ogni anno ha le sue incognite, il 2024 inizia bene, con tante prospettive, con tanti progetti. Grande soddisfazione per quello che abbiamo portato già a termine, i progetti iniziati, e abbiamo tante cose in cantiere. La ringraziamo molto, Igor Gabrovec, e buon lavoro per il 2024. A presto. Buonasera anche a lei, chiedo tanti ambasciatori qui del nostro territorio, che portano a casa loro le immagini, oggi piovose ma sicuramente di una terra accogliente e affascinante. Senz'altro, un saluto a tutti quanti, un saluto anche a nome della nostra sindaca Tania Cosmina, che proprio ieri ha avuto un impedimento, non è potuto essere qui oggi, quindi rappresento io questo comune, il comune più piccolo della provincia di Trieste, ma un comune anche che è molto orgoglioso di poter dare una mano e un aiuto a un avvenimento come questo qui. Cosa dire? Noi siamo molto contenti anche di questa internazionalità, lo sento proprio in mezzo alla gente lì, che ci sono parecchie lingue diverse dalle nostre, e quindi siamo molto contenti di questa occasione, anche di come è stata organizzata quest'anno questa edizione, e soprattutto quella corsa da 164, che come ha detto lei ha portato veramente tante novità e amicizie nuove nell'ambito degli atleti o dei corridori, diciamo, che lo fanno per piacere. Questo, io ringrazio tutti voi, soprattutto loro, e ci vediamo l'anno prossimo. E allora con questo augurio la ringraziamo. Giorgio Miolo, presidente dell'ICS, Associazione Italiana Cultura e Sport del Friuli Venezia Giulia, un grande amico della Corsa della Bora, uno che ci mette una pazienza che voi non avete idea, perché è un deus ex machina, lui è dietro le quinte, ma è fondamentale. Ciao caro, è un piacere rivederti anche per questa edizione. Sì, grazie, vi porto saluto ovviamente all'Associazione Italiana Cultura e Sport, il Comitato Regionale e anche l'Associazione Nazionale. Sì, ha detto giusto, io lavoro dietro le quinte, ma soprattutto perché c'è un rapporto di amicizia e di stima con Tommaso, a cui riconosco una grande capacità organizzativa, ma riconosco anche di saper creare intorno a sé uno staff organizzativo che ora merita veramente oggi un applauso, che io non ho ancora sentito, ragazzi, un applauso per il grande staff di questa bellissima associazione, sentire uno che l'organizzazione in campo di questa manifestazione, a cui noi mettiamo il cappello, ci va bene, e devo dire lo continueremo a fare,
era doveroso da parte mia esserci oggi, nel rispetto di tutti quelli che lavorano, soprattutto perché non sono un uomo di rappresentanza, sono un uomo di lavoro, una persona che vuole stare accanto alle associazioni, e per quello riconosco i valori di questa grande iniziativa che oggi, nonostante il tempo, è riuscita ancora col suo DNA, col suo default, proprio a portare gente a sfidare, non solo le gare, a sfidare il tempo. E poi mi è piaciuto moltissimo il discorso di Tommaso prima, che ha richiamato dei valori importantissimi nello sport, perché non c'è solo l'aspetto agonistico, che uno, per l'amor di Dio, può tentare anche a fare i limiti, vedere i propri limiti, i propri risultati, ma c'è l'aspetto di aggregazione, di unione, di fratellanza e direi anche di cultura, perché aver unito Zagabria con Trieste non è una cosa da poco. Quindi un grazie e soprattutto un arrivederci al doppio di tutti voi, quindi portate nei vostri posti un messaggio chiaro che la corsa del lavoro si deve fare almeno una volta nella vita. Grazie a tutti voi. Abbiamo il piacere di avere con noi anche Fabio Scocimarro, vediamo, l'assessore allo sport della Regione Friuli Venezia Giulia. Eccolo qua. Ti rubo al volo, hai lancio perfetto tra l'altro. Parlavo con Tommaso, buonasera a tutti, ciao, buon anno. Parlavo con Tommaso perché ha cercato di farmi correre, però con scarsi risultati. Adesso mi raccontava che suo figlio ha fatto 180 km, è pazzesco ragazzi, come fate? Complimenti per questa corsa bellissima, per tutto quello che vuol dire, non solo dal punto di vista agonistico, ma anche dal punto di vista così dell'educazione, e poi so che partecipate anche al nostro progetto Educazione Ambientale. Quindi bravi, complimenti, andate così, buon anno a tutti. Grazie mille, posso dire una cosa, io sono orgoglioso di far parte di una regione che crede veramente nello sport, perché ci si può credere a parole. Io sono orgoglioso di far parte di questa regione perché credo nello sport come veicolo di tantissime altre cose, ma come fulcro economico e soprattutto sociale. Grazie per continuare a credere in questo. E allora, a chiudere l'intervento delle nostre autorità, il delegato CONI di Trieste, Ernesto Mari. Il cappello, no? La famiglia, il CONI che è la famiglia di tutti gli sport che vivono un momento di grande difficoltà per tanti tipi di, per tanti motivi, che però hanno una risorsa fondamentale, l'abbiamo detto, è stato citato qui tante volte, no? L'unione fa la forza, i volontari e anche forza invece che dividere. Sì, grazie. A questo proposito, venendo qui, immaginavo che dovevo portare un veloce saluto di tutto il movimento provincia, mi sono venuti in mente due semplici parole, bravissimi e grazie. Fabio Scocimarro, assessore, esatto, assessore all'ambiente, ovviamente presentissimo, importante corsa della Bora, ovviamente anche per l'impatto turistico del territorio di Trieste non solo, ma anche una importante corsa per quel che riguarda appunto l'ambiente, rispetto della natura e la conoscenza, poi abbiamo visto che insomma molte dei chilometri vengono fatti in mezzo alla natura. Ci mancherebbe, certo, sport e natura, sport e ambiente sono un sinonimo ormai inscindibile, tanto che in questi primi cinque anni, forse ne faremo altri cinque di mandato, io ho sempre voluto coniugare quello che è il significato dello sport, quindi valori importanti e sani che dà lo sport, con quello che è una sana educazione ambientale, quindi con delle norme ad hoc per incentivare non solo il rispetto dell'ambiente ma anche il rispetto dello sport. Lo sport che ti crea donne e uomini, perché lo sport è successo, è fatica, è quello che è la nostra vita, quindi è l'allenamento la nostra vita. E poi è banale dirlo, ma fare sport tutta la vita ti mantiene meglio, sei più sano, spendi di meno in sanità e quindi anche dal punto di vista psichico ma fisico è certamente un valore aggiunto. Quindi bene per questa gara, coniuga quello che è il divertimento, ho visto anche che c'è quella, la gara con le birrette, no? C'è ovviamente la family per tutti e c'è anche un agonismo incredibile. Parlavo con mio amico Tommaso, che il cui figlio fa i 180 km, una cosa pazzesca per quanto riguarda i super atleti, quindi andiamo dai livelli altissimi di agonismo al fatto che uno si fa il giro con la famiglia, è bello che sia così, piuttosto, come abbiamo detto, farsi il giro di birretta, è un po' meno sportivo ma è simpatico lo stesso.
Ovviamente la regione ha sempre dato grande importanza e anche grandi investimenti su questo tipo di gare, di corse, anche sull'ecofeste, per cui le feste che coniugano ovviamente il divertimento ma anche il rispetto dell'ambiente. Si vedono molte linee contributive che vanno in questo senso, il turismo è stato detto, quindi promo turismo si dà molto da fare con il mio collega Bini, il mio collega Anzi nello sport mette risorse importanti, io come ho detto cerco di coniugare e per la prima volta l'abbiamo fatto. A parte le ecofeste che sinceramente devo dire chi prima di me ha gestito ha avuto questa bella iniziativa, noi abbiamo coniugato anche il settore del ludico a quello sportivo e quindi tutti quelli che fanno sport e eventi sportivi possono coniugare con il rispetto dell'ambiente e avere anche contributi economici in questo senso. Buon lavoro e buon anno Fabio. Grazie, buon anno a tutti. Allora partiamo con la finazione della 164 km. We start with the celebration of Ypres Trail 164 km. At the seventh place, Armin Huber. Armin Huber. Stay here for the photos. At the sixth place, Marco Scabara. At the fifth place, Andras Ziazilahi. Al quarto posto, Edmund Bitterly. The third place, and I call male and female, okay? Sì, certo. Chi posso chiamare? Vediamo se ancora. Vediamo. Mi faccio odiare su. Ah, ok, vieni a me. Allora, ecco, se vuoi prendere i premi, al terzo posto per le donne, Sara Marconi. Al terzo posto maschile, at the third place for male, Lorenz Baruffo! At the second place, for male, Tania Vollmer! Tania? Is not here, ok. At the second place, al secondo posto per la classifica maschile, Matteo Maggi. E al primo posto, tra le donne, Alice Modignani Fasoli! E now, dice qualcuno, e adesso vince la categoria maschile Ypres Trail 164 km, Manuele Galanti! Magnifici 10.
della 164K. Grandi, grandi ragazzi. Concludiamo come abbiamo iniziato, ovvero con l'assessore Elisa Lodi. Magari facciamo venire anche un attimo Fabio per concludere qua. Benissimo, benissimo, benissimo. Allora abbiamo assistito alla premiazione della Maxi. Sì, della tappa più importante di questo evento. Ovviamente un complimento agli atleti che hanno corso, veramente bravi. Nonostante il tempo, quindi la gara si è conclusa, siamo nel momento delle premiazioni. Come dicevo, un evento sportivo, uno dei primi dell'anno più importanti del nostro territorio, che coniuga sport non solo agonistico, ma anche ha un grosso richiamo per il nostro territorio, per far conoscere il nostro territorio all'estero e non solo agli italiani, e questo è un evento che proprio lo fa, quindi complimenti ovviamente anche agli organizzatori. Fabio, sei rimasto impressionato dal chilometraggio che hanno fatto? Ho voluto toccare che fossero veri, che fossero esseri umani, uomini e donne veri e non bionici, perché fare quasi 180 km di corsa è una cosa incredibile, quindi una preparazione atletica pazzesca, e non ci vuole soltanto l'allenamento, ma ci vuole anche un allenamento psichico e anche un'alimentazione adeguata, quindi complimenti a questi super atleti, e altrimenti non potrei definirli. A sportivo qual sei, non hai mai pensato di fare questa gara? Ma scherzi, vuoi che muoio? No, sai che gara potevo fare? Mi sono accorto troppo tardi, c'era quella delle birrette, no? Quindi tu corri e bevi le birrette, però un po' sono allenato, però devo dire. Il vincitore mi dicono che ha bevuto 12 birrette. È vero, 12 non è, però mi giocavo il podio, dai. Grazie Fabio, grazie Elisa Lodi, un saluto a tutti, ovviamente le promozioni stanno continuando, ma un po' il clou l'abbiamo vissuto insieme in diretta. Grazie Mattias, un saluto a tutti, arrivederci.